Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati con un video che molti di voi mi hanno chiesto, molti infatti mi hanno chiesto, ma perché non porti mai Warzone? Alla fine te la cavi bene, su Cold War Warzone è il COD del momento, diciamo, per quale motivo non ci porti mai alcun tipo di contenuto? Ecco, questo video è un po' la spiegazione. Diciamo che io in generale a Warzone ci gioco, non ci gioco tanto quanto al multiplayer perché preferisco un po' il COD classico, però ogni tanto capita che io ci giochi, soprattutto adesso che comunque hanno messo il nuovo restyling della mappa e tutto, cioè anche per curiosità, per interesse, ho deciso di fare qualche partita. L'ho fatta ieri in live su Twitch, il link come sempre lo trovate qua in descrizione, venite a seguirmi, e praticamente adesso vedete quello che sarà per succedere. Era una partita bella, decente, e niente di eccezionale, nel senso non era stato uno star clamoroso, anche perché avevo fatto 80.000 danni di obone e 3 kills, cioè ogni kill me la scammavano. Però adesso lascio vedere a voi, poi dopo questo spezzone di partita che vi lascio ci troviamo per delle considerazioni finali. Godetevi il video. Dai, queste due linee devi scaldare. Raga, lo dico, Gulag Simulator, secondo me, buttandomi a... Io a Super non mi butto mai. Però mi dovete far venire, mi dovete far diventare un po' più cazzuto come player, boys. Mi dovete far diventare cazzuto, quindi accetto l'opzione Superstore, dai. Il problema di Superstore adesso sono i vetri di tempo. La configurazione almeno è uguale, cioè che già non mi ci droppo molto. Nemico in discesa, raga, esattamente sopra di noi. E uno è sopra. Io non ho ancora un... Craccato uno, a terra uno. Comunque il FOV da PS4 rimane un problema, raga. Io col FOV sarei 1000x a livello proprio di movement. E il movement su sto gioco secondo me fa tre quarti. Mi sta calando un po', raga, non so se si vede pure dalla live, ma mi sta calando un po' di FPS il game. Che ma sembra airport qua fuori, che fastidio. 11 metri a sinistra. Sopra, 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 craccato. E one shot, è one. Bravo. Neanche sapevo c'era sto spot, raga, sul nuovo Superstore, vi giuro. Cioè, infatti non capivo dove cazzo poteva essere sto scemo. Non avevo la più pallida idea. A te c'è il ping, brother, c'è il ping. Grazie. Figurati. UAV nemico in volo. Tempo scaduto, obiettivo fallito. Sopra di me. È sceso? Fatto? Sì. Esotico. Tiro, vai, tiro io. Ah, fai tutto, ok. Quanta gente. Oh, questi qua vengono dritti verso di noi, Ragazzi, voi vado io. Sono tutti davanti a noi. Craccato uno. Là dietro uno è craccato. Ce l'hai sotto di Texa. Guarda uno. È qua. Sul lato. Arriva. Ah, te lo fai. Non lo vedo, ma sa cazzo di rozzo. Manca l'ultimo. Non temere. Coprimi, spina. Beh, Dio caro, fra, mi sta mirando. Scusa, fra, da sopra airport è l'ultimo. Sa cazzo di rozzo, raga, una certa davvero non la vedevo. Dobbiamo stare attenti perché c'è un altro team. Fra, ho l'UAV, aspetta. Qui serve una ricognizione. Ce l'ho qua. Quello, sì, quello ce l'hai qua, aspetta. Bravo, bravissimo. E l'altro dov'è? Sopra, airport è qua sotto. È sotto davanti a me, craccato, sotto, dietro l'autobus. È one shot, bravo. Un altro team a destra. Ok, aspetta, vai a dare un rest. Ah, ce l'ho io, ti resto al volo. Ragazzi, copriti qua sotto, ce l'hai davanti, spina. No, da dietro. Questo l'ho fatto, c'è un altro team. Mamma che gli ho fatto a questo. Mamma mia, oh. Mamma mia, bro. Fra, a sto qua gli ho fatto una roba bruttissima. Cioè stavo sparando in open e gli ho fatto gli ho fatto praticamente quickscope in faccia. Sto sopra? Aspettami, spina, aspettami, andiamo insieme, brother. Sì. Guardo con l'arma. Non li vedo. No, fra, da sopra airport. No, da davanti a me. Un altro team da destra, raga. Puttana, il team da destra è un problema.
Il paro. Hittato anch'io. Quello. Mi sta sparando, raga, sono morto. Va, che coperto. Arrivo da te. Ok, sto qua davanti. No, mi sparano quelli da dietro, ti prego. Ok, ce l'ho fatta. Lancio una stordente. Sono morto. Craccato uno, fatto uno. Ok. Aspetta, mi devo curare. Fatti due. Finiti questi. Ok. La concessionaria lo possiamo piccare. Ragazzi, andiamoci indietro. Mi continuavano a sparare. Attenzione. Sono quelli di concessionaria, sono quelli di concessionaria. Non è male sto Bullfrog, boys. Non è assolutamente male. Mi sta piacendo il Bullfrog. Cioè, io ho 2800 di danno e ho 6 kills. Siamo nella zona sicura. Che bello. Bravo. C'è una sacca. Prendi la cassa di muni se riesci. Non quali, da quali andiamo? Andiamo da quei tre, eh? Sì, andiamo da quei tre. Chill. Sono tutti fermi. Aspetta, salgo su io. Così li vediamo a panini. Andare da sopra è una cattiva idea. Comunque il Bullfrog da lontano, boys, non è assolutamente scarso, solo che fa un po' poco danno. Questi non capisco se sono sopra o sotto. Il gente vi dava, è sotto. Sì, uno è sopra. Sono tutti sotto. Qui serve una ricognizione. Qui Jaguar 3-0, confermato. Madonna. Ma sotto o sotto. Cioè in sta stanzina, dici? Qua a sinistra? Uno è sotto. Da dove? Oh! È un cheater. Ma sta sotto la mappa, ma vaffanculo, porco Giuda, dai, che merda, boys, ma vaffanculo. Fra, sta sotto la mappa. Eccoci qua, allora. Partiamo dal presupposto, ragazzi, che comunque era una partita che, appunto, non è che avrei fatto 50 kills, però mancavano 70 persone, avevo tanti danni, era una partita magari carina da vedere, che poteva essere un bel contenuto, anche perché era la terza partita del giorno, e cioè avevano già fatto due win nelle prime due, diciamo non c'era due senza tre, poteva essere una bella vittoria. Poi il gulag è andato, non è andato e tutto, e alla fine poi la partita si è complicata, però io il motivo, adesso do la risposta, è un po' quella che è il titolo del video, il motivo per cui io gioco poco anche a Warzone è che comunque ci sono delle cose come questa che a me danno davvero troppo fastidio, perché secondo me non è possibile che in un gioco, ci sta che in un gioco ci siano dei bug, però non è possibile che sia una cosa così reiterata, cioè non è possibile, togli il fattore cheater, perché i cheater comunque li odio a morte, però finché non mettono anti-cheat ci sono, ma se hai cheater, quindi ha delle lobby che non puoi giocare perché c'è quello con l'aimbot, c'è quello con l'uola, c'è quello con quello e quell'altro, aggiungi pure dei bug che comunque chiunque, senza neanche bisogno di stare a comprare cheat, scaricare qua e là, può usare per sfruttare in questo modo qua, il gioco diventa ingiocabile, perché se una partita su due c'è quello sotto la mappa, al tempo c'è quello col glitch della siringa, c'è quello che fa il glitch dell'invisibilità, c'è quello che cazzo ne so, se ne inventano di tutti i colori, cioè capite che dopo un po' diventa noioso giocare. Io dopo questa partita infatti ne ho fatta un'altra e poi ho spento perché ero nervoso, cioè ti innervosisce, perché vedi che non riesci a giocare tranquillamente a un gioco. Quindi secondo me il fatto che Warzone, per quanto sia un bel gioco, fatto molto bene, che molte volte mi diverta pure giocare, sono delle volte che davvero non riesco a reggerlo. Cioè, provo a giocarci, anche perché io non sono uno che ha tanto tempo per giocare, magari provo a giocare un paio d'ore, perché non ho 6 ore, quindi in 2 ore fai 3-4 partite, se già una che magari sta andando pure bene viene rovinata da uno che fa il glitch e va sotto la mappa, capisci che il cazzo ti gira? Niente, questo ragazzi, io volevo che voi mi facciaste sapere quali sono le morti che vi danno più fastidio, tolti i cheater, se vi è capitato qualche bug, qualche glitch strano. Io avevo addirittura una clip, ragazzi, una volta ero rimasto 1v1 in solo e mi sono incastrato in una roccia e sono morto dalla safe, cioè tipo ero in un buchetto con la roccia a piastrarmi e sono morto dalla safe che è arrivata perché non potevo più muovermi né fare niente e non avevo l'autoress. E quindi niente, fatemi sapere quali sono le vostre esperienze con bug, glitch strani su questo gioco che più vi sono state sul cazzo. Speriamo che prima o poi un po' si muovano e possano almeno fare una cosa piatta dove non ci sono almeno i bug, li risolvano un po' tutti, perché ogni volta che ne risolvono uno ne arriva un altro, sembrano, spugnano come i funghi. Niente, lasciate un pollice verso l'alto, un commento, se ancora non siete iscrivetevi al mio canale che mi fa sempre molto piacere, seguite i link in descrizione, quindi Twitch, Instagram e tutto. E niente, fatemi sapere, come già detto prima, con un commento cosa ne pensate. Un bacione, boys, vi auguro una buona giornata, per oggi da Merino è tutto e bella!